Bella ragazzi, ben ritrovati nel mio canale, sono Sparky86 Italia. Come vedete, quest'oggi finalmente ci troviamo sulla beta di Titanfall, finalmente su Xbox One. Questa beta è davvero eccezionale, già ho fatto un po' di partite, devo dire che mi sta piacendo molto il gioco. Oggi l'ho prenotato da Amazon una mezz'oretta fa, perché è davvero divertente, piacevole da giocare, forse molto simile, cioè molto simile, forse simile a Crysis, però con qualche variante diversa. Spero che la connessione mi aiuti, perché qui al nord sta avendo dei problemi la Telecom. Aspettavano me. Come vedete, qui ci sono le classi e questo è il Titan da chiamare. Potete scegliere se fargli avere le mitragliatrici, insomma altri tipo di armamenti. Vabbè, questo non ci interessa. Iniziamo subito col primo gameplay su Xbox One. No, e la mira se ne va a puttane. Ecco qua, il primo epic fail della One ci doveva essere. No, devo dire, al contrario di questa figura di merda che ho fatto, sto facendo delle partite discrete. Spero di chiamarvi quanto prima, va bene, ma spero di chiamarvi almeno una volta il Titan, perché merita veramente. Poi c'è la possibilità di saltare addosso ai Titan nemici, in questo caso un amico, tipo come ho fatto adesso. In questo caso è un amico. Vedete, ho ammazzato il Grunch, come caspita si chiama, che non sono comandati dagli esseri umani, ma bensì sono dei bot, perché sono mischiati i nemici in questo gioco, almeno da quello che ho capito fino adesso. Questa è la modalità tipo deathmatch a squadre, e a fine di ogni round o dovete salire voi su una navicella oppure dovete abbattere quella nemica. Niente, comunque ragazzi, come gioco devo dire la verità è molto bello. Io mo sicuramente farò più schifo del solito, perché io quando registro è matematico che faccio cagare, però devo dirvi la verità, io la beta l'ho comprata ieri su, eccolo qui, il mio Titan. Mi è spawnato il mio Titan, adesso ve lo faccio vedere, eccolo qui. Vedete che adesso arriva dall'alto, guardate ragazzi, eccolo qui. L'ho comprata ieri a 5 euro, poi oggi mi è arrivato un codice sempre per Xbox One, direttamente dal sito di Titanfall, che mi ero registrato, e vi dico la verità, l'ho regalato ad Andrea Mifuma. Speriamo che ecco qui un'altra kill del Spectre. Speriamo che riesco ad acchiappare. Oh cazzo, vedete i Titan come combattono, ragazzi. L'ho ammazzato il Titan, hai visto? È scoppiato. E stavo dicendo, l'ho regalata ad Andrea Mifuma la beta, perché spero di farci dei gameplay con lui, visto che ha anche lui la One. Spero che venga a farmi compagnia, visto che ho attaccato la scheda di acquisizione, l'Elgato, alla Xbox in questo periodo della beta. Vorrei fare, insomma, vedete, sto ammazzando un casino di nemici là dentro. Livello 6, ragazzi, doppia kill. Come vedete, ho giocato un po'. Vedete, con questo mi proteggo, ma allo stesso tempo catturo i missili del nemico e poi glieli rilancio. Gioco veramente, secondo me, epico, perché lo trovo molto divertente, non lo so perché. Ecco qui, ve l'ho ammazzato un altro Titan. Avete visto? Un altro Titan andato a farsi benedire. Non parlo tanto perché... Ah, me l'ha fatto scoppiare. Vai in testa! Vedete ragazzi, eccolo qui. Vai, ci sono uscito.
Vedete, l'ho fatto saltare? Boom, ho fatto saltare il Kaya. Sono contento di averlo fatto vedere. Comunque questi giorni farò dei gameplay concentrati tutti su Titanfall, perché ripeto, merita davvero davvero tanto. Che cazzo ho fatto quello? Mi ha ammazzato da fermo. Ho fatto, come vedete, un'uccisione di Titan, 6 uccisioni dei 1000 bot, sarebbe tipo i bot, e 4 morti. E come partita è andata un po' maluccio, però è un classico. Comunque ne facciamo un'altra per questo video, e poi subito dopo questo registrerò anche le altre puntate, perché se non erro la beta è fino al 18. Siccome purtroppo io ho la febbre, stasera ho un po' di tempo per registrare e insomma registrerò anche le puntate successive. Come vedete, qui è finita la partita, aspettiamo il nuovo respawn. Come tempi di attesa ce ne vuole un po', ragazzi. Poi ci sono i server delicati, ci sono i server per nazioni. Per esempio, adesso sono entrato nel server Nord Europa, prima ero in quello nell'Est Europa. Bug sì, ce ne sono ovviamente, perché è una beta, però la beta scorre fluida. Come vedete qua si sbloccano anche oggetti. Questi sono i vari potenziamenti in più che sto sbloccando. Vedete, uccidete 25 travel, non so che come cazzo si leggono, setting, vari potenziamenti che ho con l'inglese, raga, non me ne volete male, ma purtroppo non lo mastico. E con la Xbox One devo dire che anche l'Elgato si comporta discretamente. Questi giorni voglio portare anche dei gameplay su, vorrei fare la storia di Rise of Rome con voi, se volete, una serie su, come dire, Forza 5. Una volta che ci ho attaccato insomma la Xbox One con l'Elgato, che poi fra un po' vorrei comprare un'altra scheda, perché fare leva e metti ogni volta è un po' una rottura di palle. Però voglio prima conservare un po' di soldini, visto che costa su Amazon ancora 158 euro, perché io prenderò la stessa, perché mi trovo veramente un amore. E poi vi do anche una notizia che non c'entra niente con la beta. Ho installato sui miei Mac Windows 8.1 Pro, comprato originale su babbano.com. Se qualcuno di voi originale è interessato, lo può acquistare a 59,90€ e permette di aggiornare quanti PC volete. Vi danno una key che voi installate in Windows e potete usarlo originale. E poi ho comprato Action, sempre originale, che non mi dite che sto spendaccione, ma non mi piace comprare la roba craccata, a me non mi piace craccare la roba, quindi la compro originale. E Action a 33,90€, veramente me l'ha regalata la mia compagna, Windows me l'ha regalata la mia compagna per San Valentino, quale ringrazio. E poi Action l'ho comprato io, così insomma, per farmi un auto regalo. E niente ragazzi, facciamoci un'altra partita. Vorrei farvi vedere qualche altra arma. Faccio vedere questa qui. Qua vi mettiamo un altro tipo di aggeggio qui al Titan. Poi questo è spawnato con, no, che è? Anzi, solo le pistoline c'è questo. Ah, eccolo qui, il mitraglione. Anche se quest'arma fa un po' pena fino adesso, secondo me. Ah, vedete qui il doppio salto tipo Halo, somiglia anche un po' ad Halo poi alla fine. Però Halo io lo odio, ma qua mi ci diverto un botto. Eccoci qui.
cazzo sono questi nemici? Ah, giù. Perché sto senza cuffie, ragazzi. Sto senza cuffie col volume basso. Perché le cuffie ce le ho attaccate alla play. Mi sono dimenticato di staccarle. E quindi. Vediamo sto bot che sono un po' deficienti i bot qua, devo dire la verità. Voglio cambiare st'arma se c'è a terra, ma come al solito non cedo, cazzo. Ah, fatto. No ragazzi, mi rimetto l'assalto perché mi trovo meglio, dai. Non lo posso cambiare. Aspetta, mettiamoci questo così. Eccolo qua, me l'ho messo, dai. L'unica cosa che ho notato in questo gioco, come vedete la mira, questa è default, è molto veloce. Quindi dovete muovere le levette proprio con, non dico con i guanti, ma quasi. Questo era un essere umano, vedete se mi ha ammazzato sto stronzo. Cerco di parlare piano ragazzi perché è tardi. C'ho mia figlia che sta dormendo di là, quindi non me ne vogliate. Questo. Ah, poi c'è anche l'invisibilità, ragazzi. Mi sono dimenticato di dirvelo. Voglio vedere se riesco a. Ah, no, non l'hanno fatto fuori. Volevo salirgli addosso per sparargli. Però me l'hanno fottuto. Sali, sali. Anche le mappe sono molto molto belle. Le giochiamo con un po' di testa. Cerchiamo di fare un po'. Questo è un amico. Giochiamo con un po' di testa. Vediamo un po'. Sali di qua. Aia cazzo. Cazzo sono sti nemici del campo? Ah là. Là ce n'è un Titan. Ci dovrebbe essere un Titan lì. Oh cazzo, mi ha visto. Ci vado sotto come un coglione. Ci vado sotto come un coglione. Ah, posso chiamare il Titan perché ho accumulato un po' di punti. Solo che quando registro, come al solito, di gameplay esco una merda, ma sti cazzo. Challenge complete. Ho chiamato una marea di Titan. Bella pure sta animazione qua. Sembra Mazinga. Sei quei robot, quei cartoni. Bello. Quanto mi piace sto gioco, raga. Ale, distrutto il Titan. Adesso scoppia, pum. Benissimo, ho distrutto. Col Titan si è veramente uno si sente potentissimo. Perché poi man mano che fate kill col Titan, come dire, dopo escono dei una sorta di. Ah, devo uscire, esci. Bello. Bello, mi ha dato pure la kill del Titan o l'assist, non so bene. Bello, ho ammazzato anche questo, ragazzi, avete visto? Quello era un essere umano. Dove vai tu? Ma come cazzo ha fatto a ammazzarmi? Che la mira è andata a puttane. Ah, c'è anche la kill cam. Dopo quando mi riammazzano me la faccio vedere.
No, ho sbagliato. Un epic fail clamoroso. Lancia bene sta granata però. Che palla. Comunque questo gioco, giusto per darvi qualche informazione in più, è stato creato da alcuni ragazzi dell'Infinity World, che hanno abbandonato l'Infinity World e sono andati in EA e hanno creato questo gioco. E devo dire la verità, ci sono riusciti alla grande. Ripeto, a me piace molto. Sarò ripetitivo, ma sta figata pazzesca di quando arriva il Titan, guarda. Guardate qua. Ci dovevano mettere la musichetta per quando entravi. Ui. Vieni qua. No, mi piace stare. Sto cannone che spara un singolo colpo. Fa un po' pena. Però, giusto per farvelo. Distrutto? Ah, devo uscire, esci. Vittoria ragazzi, abbiamo vinto. Direi che per questo video è tutto ragazzi, e al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi, mi raccomando, lasciate un mi piace, commentate, fammi sapere se questa bella l'avete provata, se vi è piaciuta, e ciao.